Buongiorno, allora partiamo dall'ultima notizia ufficiale, il comunicato del Bologna che dice che Thiago Motta non intende rinnovare il suo rapporto con la formazione, con la società rossoblù. Insomma, sta andando tutto secondo quanto era stato più o meno previsto. Insomma, Thiago Motta lascerà il Bologna. Adesso il passo successivo, naturalmente, è formalizzare l'accordo con la Juventus. C'è ancora una giornata da giocare in campionato, quindi probabilmente il tutto avverrà nella prossima settimana, salvo clamorosi ripensamenti o clamorose situazioni. Quindi diciamo che è quello che, come categoria, i giornalisti andiamo dicendo da diversi mesi, ossia che Thiago Motta fosse il candidato numero uno per prendere la panchina di Massimiliano Allegri, sta appunto prendendo corpo e sta diventando realtà. Quindi adesso aspettiamo naturalmente la formalizzazione del tutto, l'annuncio ufficiale. Voi sapete che io aspetto sempre gli annunci ufficiali di qualunque operazione, perché ne ho viste tante nel calcio e tanti colpi di scena. Dopodiché, insomma, ci sarà l'inizio di questa nuova era, di questa nuova panchina, una grande sfida per lui, per Thiago Motta, che per la prima volta, diciamo, prende in mano una squadra pesante, la più pesante da allenare in Italia, una delle più pesanti da allenare in Europa, per le aspettative che crea, per il numero di tifosi che ha, che ricordo sempre sono il doppio rispetto a quelli di Milan e Inter. Questo la dice lunga sul peso che ha portare quella maglia e responsabilizzarsi per quella maglia, per quella società e per quei colori. Però Thiago Motta è uno sicuramente con le spalle larghe, come si dice in questi casi, le ha anche Montero, ve l'ho già detto ieri. Però Thiago Motta dà l'impressione di essere sicuramente pronto e soprattutto di avere questa voglia, no? Questo entusiasmo e questa voglia di mettersi in gioco per una piazza decisamente superiore a quella del Bologna, dopo aver fatto un capolavoro con il Bologna. C'è in molti, e me compreso, sia chiaro, forte curiosità di vedere se a questa squadra, cioè se a una squadra come la Juventus, sia possibile inculcare dei dettami tattici nuovi, una filosofia nuova. E vado ripetendo da giorni che forse rispetto a Sarri, Thiago Motta parte da una posizione di vantaggio, perché la squadra che gli verrà allestita sarà in gran parte composta da giovani, sui quali è più semplice decisamente avere aplomb, e più che aplomb, carisma, ecco, autorevolezza, ed è più facile in loro inculcare nuovi concetti, nuovi schemi, nuove metodologie di gioco. Perché dico che sarà una Juventus prevalentemente dei giovani? Perché è stato più o meno chiarito quello che sarà il budget a disposizione di Giuntoli per quest'estate, un budget che non dovrebbe superare i 30 milioni. Dopodiché, per superarli, sarà compito del direttore sportivo, io lo chiamo ancora così, anche se adesso hanno queste terminologie, questi nomi inglesi, però insomma, Giuntoli avrà la possibilità e ovviamente la capacità di ricavare ulteriori capitali che si aggiungono ai 30 milioni di budget liquidi che la società metterà a disposizione per incrementare questo budget e quindi andare ad una campagna di rafforzamento adeguata. Campagna di rafforzamento che io non mi aspetto essere pirotecnica, ripeto, qualcuno dei giovani lascerà la Juventus laddove è individuata la possibilità di monetizzare una buona cifra. Mi sto riferendo in special modo a Sulé e Osimhen, che potrebbero effettivamente lasciare la Juve. Qualche big, ma pur sempre giovane, perché Bremer non è sicuramente un giocatore attempato, potrebbe essere sacrificato sul mercato proprio per raggiungere determinate cifre e poi disegnare un po' la situazione. Continua a farsi il nome di Calafiori per la difesa, Calafiori fresco autore della doppietta contro la Juventus. L'ho intervistato a fine partita, chiaramente non si è sbottonato perché oltretutto era un momento anche
difficile e impossibile per ottenere determinate risposte, perché giustamente il Bologna si stava gustando o si era appena gustato la festa che c'era stata in campo al Dallara. E quindi parlare di futuro diventa un pochino più difficile e un po' impertinente anche fare domande di questo genere, però insomma, messa giù in certa maniera e lui ovviamente non si è sbottonato più di tanto. Viene indicato come uno dei possibili giocatori che Thiago Motta si porterebbe a Torino. L'altro indicato è naturalmente Joshua Zirkzee, che però parte già da una base di soldi tosta. Siamo a una valutazione attorno ai 40 milioni. Voi sapete che poi una parte dovrà essere corrisposta al Bayern di Monaco. E insomma, lì la vedo un'operazione francamente più difficile. Sono molto curioso, ecco, sono molto curioso di vedere quali potranno essere comunque quei due elementi, uno barra due elementi, che accanto alle capacità tecniche abbiano anche una certa esperienza, perché al di là di tutto è vero che quello che conterà, soprattutto come ha detto l'amministratore delegato Scanavino, sarà andare in Champions ogni anno ed eventualmente pensare ad un'affermazione in campo europeo tra diversi anni, ma è anche giusto che, insomma, andare in Champions e quantomeno farsi rispettare, ossia avere una squadra in grado comunque di togliersi delle soddisfazioni. Ecco. Quindi credo che questa sia l'ambizione non solamente, la speranza non solamente, o meglio, che non sia solo la speranza dei tifosi, ma che sia anche l'ambizione della società, ci mancherebbe altro, perché altrimenti cosa ti chiami Juventus a fare? Quindi io avevo buttato l'occhio, io, cioè, tra i nomi probabili c'era anche quello di Kroos del Real Madrid, ma le ultime indiscrezioni dicono che addirittura voglia smettere di giocare. Si era parlato tempo fa della possibilità di un rinnovo addirittura con il Real si è detto disponibile ad accettare qualunque sua richiesta, pare però che lui adesso abbia deciso di smettere di giocare, quindi giocarsi questa possibilità di conquistare la quindicesima Champions con il Real e poi lasciare il calcio. Sarebbe un peccato, però secondo me occorrono uno barra due giocatori più o meno di quel livello lì, ben sapendo che non puoi tirare fuori i 150 milioni o i 170 di clausola per prendere Leao o non so, i soldi per prendere giocatori già affermati di un certo livello e di una certa età. Però insomma io voglio pensare che la Juve stia facendo esattamente quello che deve fare, sostenibilità e competitività. L'importante è che la sostenibilità appunto sia accompagnata da quel minimo sufficiente di competitività per far sì che non solo in Italia ma che anche in Europa ci sia qualche risultato comunque importante, soddisfacente e che si inizi quella gradualità di nuovo sviluppo di questa società che, ne sono sicuro, entro qualche anno tornerà a vincere e probabilmente anche con una certa. Anzi, tolgo i probabilmente, e tornerà a vincere e certamente con una certa continuità. Iscrivetevi al canale e ci sentiamo, ci vediamo questa sera. Ciao ragazzi.